una delle attrazioni della serata. Vabbè, ho detto una delle attrazioni, perciò un po' di movimento, ragazzi, un po' di movimento. Una delle attrazioni della serata è questo gruppo rock. Hard rock e grunge. Io ho visto prima, ho sentito un po' di prove che hanno fatto, perché erano sul palco, stavano, lei già aveva i capelli ricci, mo se li ha lisciati, no? Tutte queste cose qua. Lui era senza capelli, mo se li ha fatto crescere. E ho sentito questa musica. Vi devo dire sinceramente, no, che siete una cover, diciamo, giusto? Una cover di Nino D'Angelo, giusto? No, non effettivamente no. Perché no? Ma di chi erano quelle canzoni che stavate facendo? Tipiche napoletane, oppure tarantelle. È un genere che sinceramente non mi appartiene, perché ho qualche anno più di voi, logicamente. Però non si notava. No. Dico la cosa giù. Questo è bravissimo, questo è amico mio proprio. Allora, dai, parte gli scherzi, mo cominciamo a presentarvi. Tutto, come vi chiamate? Ci chiamiamo Last Minute. Proprio come quando si va. Come quando si va all'agenzia di viaggi, dici ti non Last Minute. All'ultimo minuto proprio. Cioè, perché? Perché questa band si è formata all'ultimo minuto, però c'è una serata che abbiamo fatto qualche tempo fa. Ho capito. Per precisione, praticamente avevamo una serata da fare qui al locale, qui dietro, all'8KB. Praticamente lui, il batterista Dario Trani, ha chiesto a me e a lei di suonare. In assenza di bassista avevamo una tastiera e a me è venuta l'idea di chiamare lui Stefano, che è sì, Gesù, perché praticamente... Ah, ridi! Ridi! Scusi un attimo, no, perché ho visto, cioè, nelle ultime 3-4 ore che è difficile questa cosa qui, molto difficile. Niente, abbiamo chiamato lui che sapevo che suonava... Si è fatta una risata e è venuto. Suonava Grange, ho detto dai, meglio chiamarlo. Poi è piaciuta la serata e abbiamo deciso di continuare e quindi appunto è andato il nome The Last Minutes. Mo vediamo come vi chiamate, te lo ricordi? Io, il mio? No, cioè, vuoi dire il nome degli altri? Gli altri dicono tu. Come ti chiami? Dario Trani alla batteria. Non lo dire a me. Dario Trani alla batteria. Tu sei qui dalla batteria. Oh, avessi saccato un tempo. Oh, vabbè, comunque. Grazie alla Marinelli, cantante. Ah, tu eri la cantante. Avessi saccato una. Vabbè. Mattia Boccardi, chitarra ritmica e solista, unico. Come unico? Sono solo io. Vabbè, quando avrà sa. Ah no, due di solito. Ah sì, non lo so, questa è una cosa che non ne capisco. Stefano Marseglia, e sono il bassista. Non ci credo. Ma va. Sì. E allora, boh, abbiamo scherzato, abbiamo riso. Tu c'hai gli occhi che mo svieni. Cioè, quanto manca per svenire? Quanto manca? Siete emozionatissimi. Si vede dagli occhi, si vede dal modo di fare. E questo è bello. Questo è bello perché guai se non aveste emozioni prima di salire sul palco. Ve lo sta dicendo uno che ha 2 anni più di voi, voglio dire, niente di eccezionale. Due con 3-0. Come vi sentite? Come vi sentite? Ansiosi. L'hai detto tu prima, sto per svenire. No, ansiosi più che altro, ma speriamo di andare bene. Ma ansiosi perché? Perché non siete convinti di quello che siete? No, noi siamo convintissimi perché abbiamo provato. E allora basta. E lo so, ma c'è un po' di gente che ci guarderà stasera, quindi... Cioè, tu prima, l'emozione ci deve stare, perché comunque... Assolutamente. Non siamo quale dei robot. Blue Storm, ragazzi! No, vabbè, a me no, a me è altro. Vabbè, comunque, ragazzi, in bocca al lupo. Chi è? Chi è Crepi? C'è? Ma se dicevo, perché? C'è Gendry, voglio dire, no. Andiamo giù a Crepi, mi hanno detto. Ma vedono un po', capito? Woo!
ashamed but never free. I had to have a broken heart and not let it go. I tell it's gone, I'm next to me. I see me haunt, I'm next to breathe. I know. Professionisti, cioè proprio. Sì, infatti, avete una disinvoltura che è disinvoltura, molto difficile trovare. Ci si prova. Si prova, si fanno tante prove, è vero? Va bene. Ah, avete soltanto provato due volte. E allora un altro applauso fortissimo ai Last Minutes, bravi, bravi ragazzi. (Musica)